Noi parliamo spesso, la nostra trasmissione da anni e anni parla anche di Calciopoli, di quanto accaduto, senza entrare anche nel merito dei processi. Ma ti chiedo, che sensazione ti fa sapere che alcuni scudetti di tuoi compagni e anche tuoi sono stati messi in discussione, cancellati, revocati, quando poi insomma sappiamo come sono andate le cose? Ma è un, come per tutti i tifosi, è un dispiacere perché venne intervistato su questo calcio. Scudetti, noi vincevamo sul campo, noi eravamo più forti, come lo dico tutti, ma è la verità, non vuole passare per banale, ma la squadra era una squadra più forte, la squadra con più voglia, più personalità, e poi alla fine si è dovuti a tutte queste cose. Quindi a me personalmente, ma come con tutti noi giocatori, i tifosi, ha fatto questa cosa. Allora Alessio, scusa, ti ascoltiamo non benissimo, purtroppo la voce va e viene, quindi speriamo di sentirti bene, perché peraltro avevi già cominciato, insomma si è capito che giustamente difendi quello che è stato, certo, il vostro lavoro sul campo, perché poi adesso bene. No, abbiamo riperso. Chiedo una cosa tecnica ora, Alessio, ma tu cominci centrocampista e va bene, nella Juve ti affermi subito per emergenze come difensore centrale, bravissimo tra l'altro, giovanissimo e con delle partite eccezionali, poi torni centrocampista e la tua grande carriera è quella. Ma avevi come futuro anche una carriera come difensore centrale, secondo te? Ma io mi ricordo, a mio figlio faccio vedere una partita che ho giocato difensore centrale contro Astriglia del Parma, la finale di Coppa Italia contro il Parma, dove fece una grandissima partita. Io esordì in nazionale con Arrigo Sacchi, difensore centrale. È stata una delle mosse che faceva Lippi ogni tanto, come poteva essere D'Ambrotta terzino, insomma aveva provato difensore centrale e ho fatto anche molto bene, tra l'altro poi esordendo anche in nazionale. Era un ruolo però che non mi sentivo mio. Ah, okay. Non mi sentivo mio perché a me non piaceva anche cercare più di impostare che di difendere, anche se poi metto il campo, la mia caratteristica era più quella di difendere, però dietro come ultimo uomo, come faceva giocare Lippi, non mi entusiasmava molto, e allora decisi col mister poi di ricambiare la mia posizione, togliendomi anche delle belle soddisfazioni. Però ho avuto anche delle grandissime soddisfazioni, una semifinale con l'Ajax a Torino che vincemmo una grande partita, mi sembra, 4-1, giocando da difensore centrale, quindi delle bellissime ricordi anche difensore, però non era il ruolo che amavo io. Antonello, tu hai una domanda per Alessio, intanto poi riprendiamo anche noi. Io guarda, ne prendo tre dal forum vecchio signore. Aspetta, ti sentiamo lontano, molto Antonello, basso Antonello. Alza un po' la voce o metti meglio il telefono, se no non tre, ci domandano, okay. Tre cose di gossip, sì. su vecchiosignora.com ci dicono: quante volte tu e Del Piero avete visto Jerry Maguire? Poi la seconda è: ci racconti quando hai litigato con Del Piero con l'Atalanta? Hai picchiato Del Piero. E la terza è: se è vero che hai avuto una storia con la figlia di Lippi. Ecco. Oh, però, che hai capito che domandine? Tutte domande tecniche, eh? Tutte domande tecniche di campo. Allora, diciamo. Se siete domande tecniche per il gioco, allora le rispondo subito all'ultimo, perché mi è stata domandata tantissime volte e anche dal ministro me l'aveva anche chiesto. Io non ho neanche mai conosciuto sua figlia, quindi sì, l'ho vista un paio di volte, ma onestamente non ho mai avuto nessun rapporto. Quindi la terza è subito da scartare. Quella che ho litigato con Del Piero, sì, c'è stato un litigio quando però giocavamo nel settore giovanile, io nell'Atalanta, lui nel Padova, una partita di Coppa Italia dove lui era il giocatore più rappresentativo, io nel Padova, io nell'Atalanta, quindi c'è stato uno scherzo. Io mi ricordo che avevo dato anche un calcio abbastanza cattivo, fatto apposta perché era veramente imprendibile ed era fortissimo. E la prima, quella di Jerry Maguire, sì, è stata, non so se ricordate, noi dopo Udine, Del Piero e io facciamo un fece un balletto in mezzo al campo, che era, noi guardavamo spesso quel film lì, era un periodo che uscivamo sempre insieme, guardavamo spessissimo dei film insieme, quello ci era rimasto impresso, e quindi quella è stata l'esultanza che anche dopo anni gente non riusciva a capire cos'era, ed era questo spezzone di questo film. Senti Alessio, la Juventus attuale, per essere nelle posizioni che le competono, che non sono mai oltre il primo posto, di verità, comunque diciamo oltre il secondo o terzo posto, manca secondo te più qualità o più carattere? Ma io devo dire che no, la qualità
nell'ultima Juventus la qualità la dava Del Piero e Nedved a Spratz, perché Nedved dava qualità ma più dinamismo, sì, grande qualità, perché Nedved aveva grande qualità, però era molto un giocatore molto dinamico. Io in questo Juventus vedo, anche se devo dire che ultimamente l'unica cosa che mi fa molto piacere di questi giocatori, cominciano a capire cosa vuol dire indossare la maglia della Juventus. La maglia della Juventus vuol dire indossare e giocare, tra virgolette, la morte, col sangue negli occhi, perché la Juventus è così. Quindi quando vedevo giocare certi giocatori con il Cesena o col Bologna, quelle partite che hanno fatto brutte, spente, non mi davo pace, perché adesso ho la sensazione che cominciano veramente a capire cosa vuol dire indossare questa maglia. E oltre questo devo dire che però la Juve, a parte la qualità, servono i leader, due o tre leader, giocatori di enorme personalità, che purtroppo questa squadra sta facendo fatica a trovare. Alessio Chiellini e Marchisio, ti faccio due nomi, diciamo, di juventini veri, come lo eri tu sicuramente, voglio dire, a livello anche di quanto tengono la maglia, e sono pronti per essere degli eventuali leader o sono degli ottimi giocatori che però non hanno nelle loro corde questo aspetto del carattere? Può capitare senza che sia niente di male, insomma. No, Chiellini e Marchisio sono due grandi giocatori. Chiellini secondo me dovrebbe essere pronto per fare il leader, ma non lo vedo ancora, non lo paragono a Montero, certo, quando giocava con me. Quindi è un bravo ragazzo Chiellini, come era Montero, però Montero in campo veramente era un, anche se Chiellini gioca per la maglia, un giocatore fantastico, però non lo vedo ancora nello spogliatoio, nel gruppo leader. Marchisio è un buonissimo giocatore, ma non ha i panni del leader, anche se a me piace Marchisio come caratteristiche, però non è un leader. Questa squadra ha bisogno come il pane di tre giocatori di enorme personalità. Io paragono l'Inter in questi ultimi anni, non trovavo un leader, l'ha trovato in Mourinho. E quando l'Inter non aveva un leader, perché mi ricordo anche quando veniva a giocare a Torino con tantissimi grandi giocatori, da Adriano a Verona, Recoba, Zanetti, ne aveva tantissimi, ma non riusciva a trovare un leader, quindi nei momenti di difficoltà soffriva molto. Negli ultimi anni ho trovato con Mourinho, che era quello che veramente, come noi avevamo anche in panchina come Lippi, i leader sono fondamentali nei momenti di difficoltà. Questa Juve purtroppo non ce ne ha. Ti è spiaciuto che sia uscita l'Inter ieri? No, onestamente no. Eccezionale. Qui viene fuori la juventinità. Perché una delle 50 stelle, oltre a cose tecniche. No, ha giocato 11 anni nella Juve, insomma. Sì, appunto, dicono, veramente, noi, io sono dello stesso anno suo, del 75, e veramente, cioè, essere cresciuti poi con lui, perché poi lui era juventino e si capiva, dico, e questo conta spesso anche più delle qualità tecniche che lui aveva, comunque, quindi non era... No, onestamente no, e devo dire che ho goduto poi per 5 gol che ha preso in casa con lo Schalke, quindi questo non è, io dico le cose come stanno, quindi è stato visto che ultimamente nella Juve abbiamo poche soddisfazioni, bisogna attaccarsi alle dalle cuffate a fare altre squadre, quindi grandissimo Tacchinardi, ecco, Alessio, mitico Tacchinardi, sarà ancora più amato dai tifosi della Juve, sono tanti che ci ascoltano anche sul web, insomma, da tutta Italia, e stanno scrivendo tanti apprezzamenti e complimenti. Ecco, il compagno di squadra a cui sei stato più legato e quello con il quale magari ancora ti senti, non so se c'è qualcuno con cui sei rimasto ancora in rapporti, insomma, in confidenza. Beh, no, Alessio, con tantissimi, però quello sicuramente dove io ho condiviso anche le serate in ritiro, le battaglie, tutto, è Alex lo conosco da tantissimi anni, l'ho rivisto, ci messaggiamo anche spesso, ci hanno visti per quella bellissima iniziativa che hanno fatto Viale e Mauro per la SLA a Torino, rigiocando con i miei vecchi compagni, e quindi Alex è un giocatore che sicuramente, però anche Buffon, ma come tanti altri, ho sempre tenuto un buonissimo rapporto, perché quello era un gruppo vero, sano e vero, quindi ognuno si batteva per l'altro, e poi rivedere ancora i vecchi campioni nella Juve negli ultimi 15 giorni quando ho giocato questa partita, ha fatto sì di vedere dei ricordi di questa squadra che veramente in questi 15 anni ha fatto veramente tantissime belle cose. Alessio, tu? Ti fa effetto vederlo ancora protagonista in campo, perché poi lui ha un anno in più di te, lui mi pare 74, sì, 74. No? Eppure io, perlomeno parlo per me, non so gli altri che ne pensano, ma lo vedo quando entra in campo, vabbè, quando lo fa giocare a 20 minuti dalla fine è un delitto, secondo me, ma queste sono opinioni personali, però quando gioca e magari
è chiamato in causa da titolare, è sempre uno dei migliori in campo. Ti fa effetto vederlo ancora così forte, protagonista, decisivo per la Juve? Te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo, anche se mi ricordo che quando ho avuto quel brutto infortunio, che onestamente quando poi lo stesso Ancelotti lo faceva giocare, che lui veramente faceva fatica e non aveva fatto neanche un gol quella stagione dopo l'infortunio, cioè lui ha fatto veramente 2 o 3 anni a fare veramente fatica, e quindi io per battuti dicevo vabbè, quei 3 anni che stai giocando adesso ma che non la prendi mai li recupererai più avanti. Però onestamente non mi sarei mai immaginato di vederlo a 36 anni in quelle condizioni. Guarda, facciamo una cosa, siccome stanno arrivando un sacco di messaggi, io non lo so se possiamo chiederti ancora un paio di minuti dopo, chiederti come vedresti il tuo ex compagno Antonio Conte alla guida della Juve, sai che se ne parla tanto, secondo te potrebbe essere l'uomo giusto, ha tutte le carte in regola, tu che ci hai giocato per tanti anni insieme, è stato anche capitano della Juve per diversi anni, Alessio? Io Antonio lo conosco molto bene, tra l'altro l'ho pranzato con lui non poco tempo fa, e devo dire che lui è molto molto preparato, ha molto molto entusiasmo, quindi ha tra virgolette la tifoseria della sua parte, però una critica che posso fare ad Antonio ultimamente, che lo vedo che spezza un po' la gente, visto che anche a Bergamo ha creato moltissimi problemi con la tifoseria, molto magari un po' troppo convinto, nel senso che secondo me alla Juve è diverso, nel senso che alla Juve devi anche far conto, come ultimamente sta facendo Del Neri, che io non condivido, che dice che i tifosi possono fischiarlo finché vuole. I tifosi pagano ed è giusto che lo fischiano. Dopo tutto quello che ha fatto Del Neri quest'anno, perdendo marea di partite, e Del Neri si lamenta perché adesso magari quando sostituisce Pepe i tifosi lo fischiano, deve anche accettarlo, perché alla Juve è giusto anche che si prendano le critiche. Quindi Di Antonio secondo me non è ancora pronto per questa squadra, anche se è un grandissimo, aspetterei ancora un po' d'anni prima di prendere Antonio alla Juventus. Chi prenderesti, Alessio? A me piacerebbe un grande leader, che però non so se ha voglia di ritornare ad allenare, prenderei Gianluca Vialli. A me era un giocatore carismatico, adesso però onestamente non so se lui voglia tornare. Io al derby del cuore 15 anni fa e l'avevo chiesto, lui secondo me dovesse arrivare una chiamata, lui la prenderebbe in grandissima considerazione. Buonasera. Grazie, a presto.